grande festa al Gran Caffè dell'Aquila, che ha spento le sue prime 15 candeline, ultimo compleanno però con tanti amici nel locale di Viale Corrado IV, perché la buona notizia è che a breve si torna lì, dove tutto è cominciato, in Piazza Duomo. Gentili telespettatori di Teleserio, siamo in un'occasione specialissima, i 15 anni del caffè, del Gran Caffè dell'Aquila, con Michele e Gianmarco. Una storia che arriva da prima del terremoto, una storia di professionalità, di amore, di passione, di tante cose, di tanti cittadini che in questo posto hanno intessuto storie e hanno svolto anche la loro vita in qualche modo. Michele Morelli, il fondatore del Gran Caffè dell'Aquila, il Gran Caffè è partito da Piazza Duomo, dove peraltro tornerà a breve nel prossimo anno. Intanto il primo bilancio di questi 15 anni, che cosa, come lo definirebbe in poche parole, che aggettivo usiamo per questi 15 anni? In poche parole, veramente, velocemente, possiamo dire che siamo veramente invecchiati. Sono passati 15 anni, quindi si vede che sono rimasti pochi capelli, tante rughe, però devo dire 15 anni di passione, perché poi purtroppo c'è stato questa breve pausa, diciamo, del terremoto, che comunque ci ha dato la forza di ripartire, chiaramente anche arrivando ai oltreoceano, quindi diciamo si è chiusa una porta, si è aperto un portone. Il discorso è che oggi siamo tornati, dico siamo perché adesso io sto con Gianmarco, diciamo è una persona che poi vi presenterò, e festeggiamo qui il 15° anno di età, quindi 15° compleanno del Gran Caffè, l'ultimo su Viale Corrado IV, cosa che qualcuno non ha capito sull'invito, perché molta gente è andata in Piazza Duomo, l'ultimo perché il prossimo verrà festeggiato in Piazza Duomo sulla sede storica, nella sede storica. Quindi quelli che sono andati in Piazza Duomo possiamo dire che si sono portati avanti col lavoro per l'anno prossimo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, tante storie che sono passate in questo caffè, quale aneddoto ci viene in mente pensando a questi 15 anni, al di là di quelli un po' tristi del terremoto? Parliamo di Viale Corrado IV? I 15 anni del Gran Caffè. 15 anni del Gran Caffè, mi viene in mente niente, il giorno della riapertura, 16 luglio 2009. Allora, il Gran Caffè nasce in Piazza Duomo 16 luglio 2003 e rinasce su Viale Corrado IV 16 luglio 2009, a 2 mesi e mezzo dal terremoto. L'aneddoto è che abbiamo passato, io, Stefano, i primi 15-20 giorni dicevamo: ma abbiamo fatto bene o non abbiamo fatto bene, nel senso quel periodo l'Aquila era deserta. Poi devo dire che la gente ci ha premiato e ci è stata vicina, siamo stato un punto di riferimento per la città e spero di continuarlo adesso. E veniamo a Gianmarco Bottino, entrato nella famiglia del Gran Caffè. Però questa è la prima intervista di Gianmarco, quindi mi raccomando. Lo trattiamo benissimo. È entrato nella famiglia, nella grande famiglia del Gran Caffè, ormai da qualche anno. È diventato già un pilastro, perché è un coordinatore, un responsabile di sala. Personale poi. Quindi è di fatto... Come ci si sente a festeggiare questa festa che parte da lontano, una responsabilità? Infatti per me è una grande emozione, in primis lavorare con Michele, perché per me, io amavo questo lavoro, ho conosciuto Michele, per me è diventato qualcosa di più. Cioè, lavorando qua dentro capisci cosa vuol dire lavorare col pubblico, lavorare con la gente. Cioè, questo secondo me è un servizio che diamo alla comunità, non è solo un'attività per noi. È un servizio sociale. Storie, io dicevo nella presentazione, storie che passano in questi posti. Avete fatto, immagino, dei matrimoni, avete visto delle coppie nascere, abbiamo dei bambini. Abbiamo visto coppie che sposate, finire. Finire, quindi sì, abbiamo visto di tutto. Il Gran Caffè non è solo caffè, è anche gelato, è anche gelateria artigianale naturalmente, è anche caffè, è anche torrefazione. Il Gran Caffè che riaprirà in piazza, che cosa offrirà? Allora, questo veramente, due pillole del Gran Caffè di Piazza Duomo, sarà una cosa del Gran Caffè dell'Aquila di Piazza Duomo, sarà una cosa veramente incredibile. Non posso... Perché? Perché un'anticipazione tra pochi intimi. Non si può dire, anche perché sarebbe facile capirlo, però allora sarà una cosa, cioè, veramente più bella del Gran Caffè, quindi del Gran Caffè dell'Aquila, una cosa esagerata veramente. Anche perché, allora, noi crediamo molto nella città dell'Aquila, quindi questa città merita tanto interesse e tanta qualità, quindi è fondamentale, io ci credo, voglio investirci, spero per l'ultima volta, perché nel senso ormai è un continuo.
E Gianmarco, come vive, con quale spirito vive la prossima apertura del Gran Caffè dell'Aquila a Piazza Duomo? Beh, premettiamo che per me sarà la prima apertura di Piazza Duomo. Diciamo, nella prima ero abbastanza piccolo da non ricordarmela. Quindi per me sarà la prima apertura, quindi è la prima volta. Immaginatevi la prima volta di qualsiasi cosa. Potete benissimo. Un'iniziazione. Sempre di là. Una serata di festa con balli e buon cibo, tantissime persone a festeggiare il Gran Caffè dell'Aquila, che è stato un punto di riferimento per tantissimi aquilani e non solo in questi anni. Non ce n'era più che ti trovi per farti contento e penso no. Lo spirito che mi ha sospinto a venire qui stasera certamente è l'amicizia che io ho con Michele, il quale ogni volta che fa il suo compleanno mi invita, e quindi io non potevo mancare, soprattutto per motivi di affetto, oltre che di divertimento e di motivazioni ludiche. Questo è il mio comportamento nei suoi confronti. Cosa si sente di augurare a questa attività? Io credo che Michele meriti di tutto e di più, intanto perché è un grandissimo professionista, e poi lui ha intrapreso molte attività con successo, è andato, si è sospinto financo a Filadelfia in America, quindi credo che lui rappresenti un personaggio qualificato e adatto a svolgere questo tipo di attività. Con gioia partecipando alla loro festa, augurando a loro un futuro roseo nella nuova sede che presto apriranno. Lei è un frequentatore del Gran Caffè, che cosa le rimane, che cosa le piace di questo posto? Mi piace la gestione da parte di Michele, mi piacciono i ragazzi che servono, mi piace l'assortimento delle cose che hanno, mi piace tutto. Io vengo praticamente tutti i giorni, almeno per un caffè. Roberto Bonagno, un aquilano doc, che porta a questa festa del Gran Caffè anche la nuova generazione, la figliola. Con quale spirito sei qui questa sera? Lo spirito che praticamente, cioè, questa è un'istituzione, quindi la dobbiamo onorare in tutti i modi, dobbiamo fare in modo che questa realtà non muoia. E è vivissima, la vediamo, no? E quindi anche loro che vengono dopo di noi, sono pronti ad affrontare questa realtà che comunque è bellissima. Che cosa trasmette questa attività alle nuove generazioni? Beh, questa attività è una continuità, no? È una continuità che comunque fa capire che non rimarrà per sempre. E loro la vivranno, loro dovranno proseguirla, sarà la prosecuzione, la nostra prosecuzione. Concorda con quello che pensa suo padre? Concordo perfettamente, perché io conosco il Gran Caffè dell'Aquila da quando già ero più bambina. Lo vedevo in centro, andavo su dalla sala da tè, ovviamente prendevo la tisanina, la cioccolata calda. Io sono tornata da Roma, io vivo a Roma da 3 anni e sono tornata qua apposta per Michele, perché ci tengo tantissimo. Cioè, questa è una realtà dell'Aquila che è molto forte ed è anche molto sentita, perché è pieno di gente comunque. Che augurio possiamo fare per concludere questa attività? Beh, un augurio per esempio classico che si potrebbe fare, 100 anni di questi giorni, no? Che è tantissimo, no? Però vi facciamo un augurio di lunghissima vita e sempre con un grande spirito come quello che ha lui, no? Uno spirito che è propositivo, sempre innovativo, sempre festoso. Questo è l'augurio più grande che gli possiamo fare. Principalmente perché Michele è un grande amico e ho seguito un po' le sue vicende, quanto lavoro e quanta fatica ha profuso per mettere in questa città una, come posso dire, una organizzazione, un locale di un alto livello, diciamo così, e quindi mi fa piacere essere partecipe di questa sua felicità e di questo giorno molto particolare. Beh, posso dire quello che rappresentano per me, oltre all'amicizia con Michele che dura da tanti anni, e la notizia che torneranno in centro, quindi questa è la cosa più bella. Noi abbiamo fatto molte serate qui e quindi per me è un posto, oltre
diciamo che per bere, anche per fare musica, e questo mi fa molto piacere, e gli dedicheremo ancora delle serate. A parte, scherzo, un grande amico, nonché un grande artista, nonché grande animatore delle nostre serate del Gran Caffè dell'Aquila, vero? Ho detto prima che rifaremo anche altre cose, e anzi annuncio l'esclusiva, giusto Michele? Esclusiva, confermo. Esclusiva per la reinaugurazione in centro, con un grande concerto di swing che faremo. Confermo, promesso, l'ho promesso. Adesso pubblicamente, quindi. Io vi lascio al dottore, È andata come è andata, la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fai pazzire. Che emozione vuol dire? Perché lei stasera sta qui al Gran Caffè? Sono qui perché il Gran Caffè è un locale che ha una storia. Che storia, che racconta il Gran Caffè? Innanzitutto da quando stava in centro. Io anche per un caffè mi fermavo al Gran Caffè e ho continuato questa cosa. Michele è in gamba, è veramente in gamba, e quindi io amo il Gran Caffè. Ecco qua. Allora, innanzitutto è un onore lavorare per Michele, che è una persona splendida, non perché sia il titolare, ma soprattutto perché è un imprenditore veramente serio. Poi questa giornata, io è la seconda che mi faccio, perché è un anno che sto qua, lui è un po' meno, però è sempre un piacere stare in mezzo agli amici, perché alla fine siamo tutti amici, e quindi è piacevolissimo stare insieme a voi questa serata. E per lei che cosa rappresenta? Io è poco che lavoro qui, quindi, come ha detto anche il collega, è pochissimo, ma mi sono trovato subito in una famiglia. Poi per me è un onore lavorare vicino a Pier Giorgio, che è un grandissimo personaggio della bartending, ma soprattutto per me è sempre stato un punto di riferimento.
Oltretutto il Gran Caffè ho sempre puntato, ispirato a lavorare in questo posto, quindi per me è un onore essere qui, lavorare per loro e soprattutto far parte di questa famiglia che è una bellissima famiglia e non c'è nulla da dire, siamo un gruppo stupendo. In fretta, dalla stanza, a mangiare in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa, devo fare un giro prima che la festa. La festa mi sta qui chiamata, la festa mi fa più la stanza. E il Gran Caffè compie 15 anni, Morelli te li porti benissimo, mi porterà, si salta, mi porterà. Quando entra a salvo, la donna